C'era un'epoca passata in cui anche l'Italia, un tempo, provava a sfruttare i suoi miti per creare dei videogiochi. Ovviamente questi giochi al tempo risultavano una cosa incredibile. Vedere il tuo trio comico preferito su un videogioco? Cos'è questo, un sogno? Ovviamente sì, era un sogno, perché al tempo pochissimi potevano dire di aver completato questo gioco e chi ci è riuscito in questi ultimi anni, beh, sappiamo come la pensa. Ad oggi ovviamente un gioco del genere è abbastanza improponibile, più a livello tecnico che a quello grafico ovviamente si parla, ma certamente possedere un gioco del genere nella propria collezione è sicuramente qualcosa di importante. Ma negli ultimi anni molti, moltissimi giochi sviluppati in Italia, fangame e meno, ad esempio il famosissimo Pokémon Xenoverse, o molti altri giochi sono stati pienamente apprezzati dal pubblico. Ed è per questo che dobbiamo supportare gli sviluppatori italiani, per questi tipi di prodotti. Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Quello di oggi è un pacco veramente che ho atteso per molto tempo. Per chi non conosce il sito Kickstarter, è un sito che ti permette di dare fondi a vari tipi di progetti. Benissimo, per chi è veterano del mio canale, si ricorderà per bene questa serie. Dio mio, quanto tempo è passato! Iniziai questa serie quando feci i miei primi 666 iscritti. Parliamo di un bel po' di anni fa. E ovviamente all'annuncio del secondo capitolo di questo gioco non potevo non fare qualcosa. Mi sono detto, voglio supportarli. E oltre a quello, voglio dare il mio contributo e avere un piccolo ricordo all'interno dei crediti. Oggi vi presento la versione boxata di Grezzo 2.2, una nuova magica avventura. Dio mio, posso dirlo che la qualità è veramente come quella dei giochi vecchi di una volta del computer, con la versione scatolata e il contenuto all'interno. Ma leggiamo il retro della copertina. Ovviamente in inglese, perché non solo in Italia ormai è diventato famoso il primo Grezzo, ma anche all'estero è stato ben conosciuto. Tant'è che anche Twitch lo conosce per bene il primo capitolo. Grafica moderna Ultra HD, vere persone digitalizzate e visceral content da tutte le parti. Grezzo 2.2 è un gioco brutale e blasfemo e pieno di squartamenti, come se non lo sapessi. Una lettera d'amore per i violenti FPS di una volta, quando i videogiochi non erano per bambini e fighette e tu potevi fare a pezzi tutto. E se guardiamo tra l'altro tutte quante le varie indicazioni, a parte il PEGI con l'ok, ci sono tutte le possibili cose peggiori che puoi trovare in un videogioco. E noi di questo ovviamente non ce ne lamentiamo. Davvero però, la qualità è veramente molto particolare. E vorrei far notare l'usura, in realtà credo voluta, perché onestamente, visto tutto quanto come è stato impacchettato per bene, credo che l'usura sia proprio un marchio quasi di fabbrica, proprio come della serie, è un gioco vecchio di una volta. Però apriamo e guardiamo il contenuto, che devo essere onesto, mi aspettavo qualcosina di più. Però quel qualcosina di più sono sicuro di trovarlo all'interno del videogioco. Come vedete abbiamo la versione CD personalizzata ovviamente di Grezzo 2.2 più il poster gigantesco del gioco. E per fortuna non ci sono immagini che possano bloccarmi. Tra l'altro il green screen fa sembrare l'effetto della nave aliena come se fosse vero. Però credetemi, sono stato davvero contento di dare il mio contributo a questo gioco. Però vi devo già spezzare il sogno sul nascere. Io avrei voluto portare questa serie sul canale, in onore anche dei vecchi bei tempi. Però, ho sentito gli sviluppatori. Li ho contattati per le varie informazioni di quando mi avrebbe dovuto spedire il gioco e ho chiesto ovviamente informazioni se il gioco fosse possibile portarlo sul canale. La risposta purtroppo non è stata positiva. Mi hanno detto che il loro canale è stato chiuso, ovviamente, e sappiamo benissimo il perché anche, due volte, anche se mi hanno risposto che alcuni gameplay su YouTube ci sono. E a parte parliamo di videogiochi, che ovviamente è stato attentissimo a epurare tutto ciò che ci poteva essere di bannabile, gli ultimi gameplay che ho visto purtroppo diciamo che non sono durati molto. Vuoi per il contenuto, vuoi per le musiche. Però posso dire
con il cuore una cosa. Grezzo 2 è stata una delle prime serie che ho portato su questo canale, una delle primissime serie con cui mi sono divertito tantissimo. Un gioco davvero pazzesco, davvero fatto benissimo. Quando mi era balenata in testa l'idea di portare anche il secondo capitolo, ho detto: cacchio, lo devo fare a tutti i costi. Però non posso rischiare questo canale che venga chiuso per via del ban. Sappiate però che il gioco si può scaricare gratuitamente dal sito degli autori e che se arriverete fino ai crediti mi troverete lì ad aspettarvi. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito per questo breve unboxing che purtroppo si conclude con una notizia negativa. Anche se qualcosa di positivo c'è, mi stanno ricrescendo finalmente i capelli. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.